oggi per andare a vedere insieme la nuova Megelda, che a quanto pare è arrivata ovviamente con una patch. Dire che è scarsa è un complimento, perché ovviamente non c'è un cazzo di niente, ma comunque tra poco lo vedremo. Io vi ricordo, oltre a questo, che il 31 ci sarà sul canale Twitch la maratona estendibile. Mi raccomando, non mancate. Detto questo, un bel like, iscrivetevi e buona visione! Contati oggi su Grand Cross Jump, perché se ragazzuoli siamo qua per andare a vedere insieme Megelda. Megelda ovviamente con la patch di questo mercoledì di oggi, che arriverà domani sul Jump e martedì prossimo sul Global. In modo tale ve lo dico subito, quando arriverà questa Megelda, Leo, quando arriva Megelda martedì prossimo sul Global. E per appunto siamo qua per parlare di questo personaggio. Ora, sul mio Twitter troverete già le traduzioni retweetate da Marilia. Andate a vedere il post, ragazzuoli, mi raccomando. Quindi seguitemi su Twitter, link in descrizione. E ovviamente adesso parliamo di questa nuova Megelda, che a quanto pare ha lasciato un po' il tempo che trova. Ok, comunque ne parleremo tra pochissimo. Ma prima di iniziare tutto il discorso Megelda, ovviamente domani pulleremo e bla bla bla, volevo ricordarvi che il 31, venerdì 31, sì, ci sarà la maratona estendibile. E tra l'altro io il 30 sono anche a Romix, per chiunque ci sarà. Ok, venerdì 31 ci sarà la maratona estendibile nel canale, dove faremo un botto di cose. Sul mio Instagram, nelle stories, troverete spammato ogni giorno nelle storie la schedule e il programma di quella maratona. Ricordo anche tra l'altro che c'è una maratona extra il 9 aprile, che ricordo essere Pasqua, domenica. Quindi mi raccomando. Detto questo, ragazzuoli, direi che possiamo iniziare subitissimo. Megelda arriva con una patch, ragazzi, che dire che è vuota è scontato, nel senso, cioè, sia scontato ma anche un eufemismo se vogliamo, perché non c'è un cazzo di niente. Ora, tranquilli, nel senso, è normale che sia così. Ricordatevi, quando c'è un banner step up che viene inserito all'interno di un mese, di un fest che dura un mese e una settimana, è normale che non ci sia niente di niente al di fuori del banner, perché ricordo è una settimana in teoria vuota che ristabilisce un pochettino i canoni del ogni banner deve finire per forza giovedì, ok? L'ultimo giovedì del mese, con per forza l'ultimo quindi live. Di conseguenza, esattamente come fu l'anno scorso con It's Light, e ancora prima esattamente come fu l'anno scorso con The Unfest, questo è il banner Prendi Tempo, come fu Mel Brestler dall'It's Light e banner Ragnarok da Dian. Facendo un piccolo esempio, l'anno scorso da Dian Fest ci fu Dian Fest che durava un mese e una settimana, e ovviamente ci fu Dian Fest, poi Elaine Primavera, poi alla fine di Elaine ci fu banner Ragnarok che durava due settimane, ma dopo una settimana, come in questo caso, ci fu la live che annunciò Jormungandr. E esattamente quest'anno con appunto Mael, dopo due settimane Ludusiel, dopo due settimane ovviamente Megelda, e dopo una settimana da Megelda live con Reveal. Però attenzione, questo banner ovviamente, come l'anno scorso banner e Meliodas, non durerà una settimana, nel senso che dopo una settimana uscirà il banner live, però questo banner durerà ancora una settimana, quindi è un po' un banner di mezzo, per così dire, ok? Che viene inserito un po' così, tanto per prendere tempo. Ovviamente, ragazzuoli, il banner è questo qua, ve lo faccio vedere subitissimo ancora prima di andare a vedere le skill, perché un banner da 242 è una step up, dove ovviamente abbiamo la seconda multi con una gemma, la settima multi costa una gemma, al quinto step abbiamo un GSSR e ovviamente al decimo avremo ovviamente Megelda garantita, Megelda rossa ovviamente. Ragazzuoli, è un banner step up, per fare un giro completo serviranno 242 gemme, come ogni step up di Grand Cross. Banner 3% con al suo interno questi personaggi, Megelda è l'unica rate up con un 0,5 di rate. Ovviamente abbiamo Jormungandr, Skadi, che alla fine dei conti non è neanche un banner malissimo, malaccio, cioè non è bruttissimo come banner, ok? Abbiamo comunque Jormungandr, Skadi, sono personaggi buoni, validi, soprattutto per chi non li ha, ok? Sono personaggi che andrebbero pullati, ok? Volendo una Megelda per il piccione, cioè comunque ancora parlando di player che sono un pochino più novizi, sono personaggi che servono, ok? Jormungandr per il cervo, Megelda per il piccione e così via, ok?
Quindi comunque il banner non è del tutto da buttare. Ovviamente per un player endgame, ragazzuoli, o comunque che shoppa, o che comunque ce li ha se siete a tempo, vuoi o non vuoi, è un banner totalmente mediocre, se non che sfiora il limite dell'inutile, ok? Ovviamente a parte la nostra Miguelda, che è il main target. Ora, facendo un attimino chiarezza e partendo dal presupposto che secondo me settimana prossima non ci sarà una collab, ve lo dico ora, ci ho fatto dei video a riguardo, li potete recuperare sul canale, secondo me non ci sarà nessuna collab, ok? Partendo da questo presupposto, ovviamente se non sarà collab, ovviamente se non sarà Fest, non sarà un personaggio della storia perché è appena uscito Lucille, sarà per forza Ragnarok. Ovviamente neanche uno C, perché comunque io C, ragazzuoli, speriamo di no. Fare una live per io C, penso che almeno che non sia MK2. Forse, vabbè, c'è un leak, ma anche lì non voglio parlare perché sembra abbastanza triste. Se non mi sbaglio, se era un leak vero o fake, non mi ricordo, citavo una Rox MK2. Ecco, secondo me comunque potrebbe essere Ragnarok. Ragnarok, ricordo come fu l'anno scorso, perché l'anno scorso ci fu banner Ragnarok Step Up dopo un mese da Dian, come in questo caso Miguel da Step Up dopo un mese da Mile, e poi ci fu la live sempre Ragnarok, dove fece uscire Jormungandr, che era il personaggio che carriava il boss del tempo, quindi il cervo. Come in questo caso, secondo me, sarà, quindi avremo Miguel che è la banner Ragnarok della situazione, e poi uscirà secondo me il PG Ragnarok forte contro Nidhogg. Ora attenzione, questo personaggio Miguel può essere usato su Nidhogg, perché se noi andiamo a vedere appunto le skill, queste tra l'altro sono le classiche skill, e andiamo a leggere tutto quanto, a parte la ulti che è la stessa identica dell'altra Miguelda, abbiamo per appunto una passiva che è buona contro tutte le bestie, quindi tutte le bestie, è valida tutte le bestie, e dice incrementa gli HP, gli HP degli alleati del 6% per un massimo di 30, ok? Poi abbiamo per ogni gauge aumentato, no, e incrementa un gauge quando utilizza una skill. Pure la salute degli alleati in base al 20% dei loro HP massimi, quando il debuff viene rimosso da loro usando un'abilità. Quindi prevalentemente, anche parlando del gauge, è una specie di tonar, ovviamente di passiva tonar per i lupi. Le skill a skill 1, ragazzi, abbiamo una single target che rimuove i buff, che rimuove il gauge, perdonatemi, e abbiamo la skill 2 che è il buff di Lizzeok, che tra l'altro era quello, come era adesso non mi ricordo, l'abbiamo letto in live, ma anche quello comunque non è male, come era 30% di qualcosa, non mi ricordo più. Comunque le trovate, ragazzi, tutte le informazioni, ripeto, sul mio Twitter e Instagram, tra poco le pubblicherò. Comunque attualmente, facendo un po' tirando un po' le somme, questo personaggio, uno dice vabbè, se ci si aspettava fosse forte da Nidhogg, che è il serpentone, il boss nuovo, e che magari di passiva avesse scritto questo personaggio vale come Dea, ok? A quanto pare non vale come Dea, lo ricordiamo, non è Dea, quindi la cosa di Freya con Team Dea è smontata, nel senso che questo personaggio non andrà in quel team lì, e a quanto pare vale per tutte le bestie. Questo vuol dire, ragazzi, che noi cercavamo il personaggio forte su Nidhogg, ma magari è un personaggio forte nei lupi, nel cervo, nel piccione, perché ricordo che vale in tutte le bestie, ok? Questo vuol dire che per me questo è un personaggio che è carino, nulla di eccezionale, che ricordo bisognerà vedere domani, e lo dirò nel video pool cosa fa al 100% e cosa è in game effettivamente questo personaggio. Però di base noi cercavamo il personaggio per Nidhogg, noi la stiamo pensando per Nidhogg, però magari è forte sui lupi, su scolleati, magari è forte sul piccione, non lo sappiamo, ok? Quindi questo è quello che volevo dirvi. Mentre secondo me, settimana prossima, quindi annuncio il mercoledì e il banner il giovedì, e ricordo, noi faremo la maratona online il 31, non nel 30, ma a questo giro perché sono a Romix, per appunto uscirà il personaggio Ragnarok forte contro Nidhogg, un po' come fu Jormungandr e viceversa, e così via, perdonatemi. E per appunto avrà nella passiva proprio scritto Nidhogg, quindi sarà il personaggio che secondo me sarà forte, preciso per Nidhogg, quindi la Jormungandr, per capirsi, di Nidhogg, ok? Per Nidhogg escludo tutte le altre cose, collab secondo me a fine aprile, considerando che anche l'anno scorso ci fu questo pattern, tutto questo mood di banner, e la collab di slime arrivò a fine aprile, ok? Quindi
mi raccomando, cerchiamo di seguire una linea guida che loro stessi hanno tracciato l'anno scorso, sperando che non la smontino a cazzo di cane come fanno spesso, ok? E tra l'altro c'era anche un leak, non so se potrebbe essere fatta vedere in live, cioè non so se potrebbe essere in live, ok? Però c'era un leak, adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qua, abbiamo questo leak, ok? Dove per l'appunto si parla di una nuova Roxy. Roxy Awakened. Potrebbe essere, ve lo dico ora, che potrebbe arrivare in live, non per Ragnarok, ma per Roxy e MK2 Awakened. Chiamatelo come vi pare. Questo, ragazzi, è quello che volevo dirvi in questo video. Ad ora, la nostra bellissima Megelda non sembra volersi far pullare e più che altro non sembra neanche il PG Penny Dog al 100%. Vediamo ovviamente poi a tempo debito. Sembra buona, ma non troppo carina, ma non troppo utile, ma non troppo. Quindi vediamo. Domani ovviamente nel video dirò la mia. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto qua sotto al centro. Recuperate tutti gli altri video, guardate se niente posso mai rischiare contro su di voi. E let's go, boys! E ciao a tutti, ragazzuoli!